Ciao Tamine e benvenuti nella mia cucina con le ricette segrete di Tami. Oggi prepariamo una fantastica originale cheesecake, la torta Oreo. Un dolce che viene preparato senza cottura e servito freddo, ma il cui gusto viene arricchito dai celebri biscotti che verranno utilizzati per realizzare la base e l'interno della nostra torta nella farcitura. Cominciamo subito a preparare questa meravigliosa torta. Vediamo tutti gli ingredienti, ma prima vediamo la sigla. Ok, iniziamo. Prendiamo 300 g dei nostri biscottini, togliamo il guscio e dobbiamo togliere la cremina che c'è all'interno e metterla da parte. Una volta che abbiamo tolto la cremina dall'interno dei nostri biscottini, andiamo a tritarli in un mixer. Una volta che abbiamo tritato i nostri biscottini, li andremo a inserire in una coppa e poi li andremo in seguito a miscelare con il burro fuso. Però ricordatevi di lasciarne una parte perché poi ci occorrerà in seguito per creare la parte superiore del nostro cheesecake. E allora procediamo. Andiamo a inserire il burro fuso. In questo caso non è fuso perché ormai si è sciolto con questo caldo. Una volta che abbiamo fatto assorbire il burro e i biscotti, lo andiamo a inserire in una teglia stampo. Io sto usando una teglia stampo da 20 cm circa. Quindi riprendiamo una teglia da carta da forno, andiamo a rivestire la nostra base della teglia e andiamo a chiudere. In questo modo. Ok, andiamo a livellare. Una volta che abbiamo sistemato la base in teglia, andiamo a far riposare per circa 30 minuti in frigo. Nel frattempo che la nostra base sta riposando in frigo, andiamo a preparare la nostra farcitura. La prima cosa da fare è inserire la gelatina in acqua fredda per circa 10 minuti. Andiamo a inserire in una coppa il mascarpone. Inseriamo la farcitura dei biscottini, la vaniglia, andiamo a inserire il pentolino sul fornello, andiamo a inserire 4 cucchiai di panna per dolci, andiamo a far sciogliere il cioccolato bianco, andiamo
andiamo a spegnere e finiamo di far sciogliere. Una volta che abbiamo fatto intiepidire il nostro cioccolato bianco, lo andiamo a inserire nella prima farcitura. Una volta che abbiamo miscelato questi ingredienti, mettiamo da parte e andiamo a montare la panna con lo zucchero a velo. Quindi inseriamo la panna e iniziamo a montare. Andiamo a inserire poco per volta lo zucchero a velo e continuiamo a montare. Adesso andiamo ad inserire la nostra prima farcitura, quindi quella col cioccolato bianco e il mascarpone. Lo andiamo a inserire nella panna. Finiamo di montare. Ecco qui la nostra base del cheesecake e siamo pronti per inserire la nostra farcitura. Un altro passaggio che dobbiamo fare è prendere dei biscottini interi, li inseriamo in una busta e con l'aiuto di un mattarello andremo a sbriciolare i nostri biscotti in maniera molto grossolana. Andiamo a inserire i nostri biscottini, li distribuiamo in maniera uniforme e andiamo a livellare per bene. Adesso andiamo a inserire, vi ricordate quei biscottini sbriciolati che vi avevo detto di mettere da parte? Li andiamo a setacciare sulla parte superiore. Andiamo a mettere in frigo per circa 3-4 ore, dopodiché andremo a decorare con qualche ciuffetto di pane e qualche biscottino intero. Andiamo a decorare. Inseriamo la panna nella sacca a poche. La nostra cheesecake Oreo è pronta. Andiamola a vedere. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, nel caso vi chiedo di lasciarmi un mi piace e di iscrivervi al mio canale. E mi raccomando, ricordatevi di taggarmi e di farmi poi vedere i vostri risultati. Io avrò piacere di ricondividervi tutte. Ora è arrivato il momento dei saluti e ciao Tamina, alla prossima ricetta. Vi aspetto!